È noto che i film di animazione siano i più longevi. Allegro ma non troppo forse li batte tutti. Quest'anno compie 30 anni dalla sua prima uscita nelle sale nel 1976 e non porta neanche una ruga. Grazie all'attualità dei temi, la fantasia, le meccaniche surreali, incanta ancora nuove generazioni di spettatori. La sua proiezione fa parte di una retrospettiva organizzata dall'Ottawa International Animation e dall'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, dedicata tutta a Bruno Bozzetto. Il più famoso regista italiano di film d'animazione parla al pubblico delle difficoltà per i nostri lungometraggi di trovare spazio nel mercato internazionale e vincere il monopolio delle major americane, come Disney, ma perché non ha mai deciso di lavorare per loro. Il problema è che se ho delle idee le difendo e sono convinto che se entrassi in un tipo di produzione stile americano sicuramente prenderebbero in mano tutte le redini del film e so che potrebbe uscire un prodotto diverso, non dico peggiore, magari migliore, però diverso. Negli ultimi anni Bozzetto si è dedicato soprattutto ai cortometraggi, pillole di fantasia che diventano cartoni animati e si sciolgono in pochi minuti mescolando musica, humor e tante piccole straordinarie idee. Da ultimo si è aperto anche ai nuovi linguaggi, realizzando 15 corti in sistema flash per internet. Io non ho mai guadagnato neanche un centesimo da questi film, però ho la soddisfazione di poter arrivare al pubblico senza nessun filtro.